Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, è davvero una scheggia impazzita. Oggi ha fatto un altro mezzo ripulisti in giunta, ha cacciato Francesca Viggiano, assessore all'ambiente, assessore di Melucci di lungo corso, nonché vicepresidente regionale del Partito Democratico. Al suo posto Angelica Lussoso, che sta per passare con Italia Viva di Renzi insieme a Tribbia. Ha fatto fuori da vice sindaco, pur lasciandolo ancora come assessore, Fabrizio Manzulli. Al posto di Manzulli come vice sindaco Gianni Azzaro, assessore allo sport del PD. Colpi di scena su colpi di scena, Melucci ormai è politicamente al guinzaglio di Massimiliano Stellato e di Italia Viva, un partito inesistente proprio sul territorio a Taranto, ma che fa la campagna acquisti tra virgolette di consiglieri, e quindi condiziona il sindaco Melucci. C'è da dire che il PD ha preso sonori schiaffi da Melucci. Melucci prima ha sbattuto la porta, lasciando appunto pochi giorni fa il PD. Ora Melucci però si sta divertendo ancora di più, sta infierendo sul PD, prendendo posizioni, cacciando appunto anche assessori del PD, senza neanche confrontarsi con il PD stesso. Vedremo alla fine quale sarà la reazione del Partito Democratico. Che dire, è un sindaco ormai in caduta libera, allo sbando, e proprio per questo si susseguono i suoi colpi di coda, i suoi colpi di teatro, proprio perché, come si suol dire, non ha più una linea, non ha più una strategia, agisce così per impulsi, per schizzi di idee che gli arrivano al cervello, e quindi colpisce, agisce un po' alla cecata, come si suol dire a Taranto. Alla fine, secondo me, si sta facendo male da solo, perché il PD comunque punirà Melucci e Italia Viva, alla fine Stellato, farà quello che ha fatto, tradirà Melucci. Alla fine il buon Melucci si ritroverà con il sederino o il sederone a terra. Ci saranno conseguenze ancora, prese di posizione del PD, ma anche Melucci ha fatto capire che ci saranno altre variazioni in giunta. Dicevo, aspettiamo la reazione del PD. Un'ultima nota, una nota che mi fa davvero pensare: quando parliamo di ambiente dovremmo avere, consentitemelo, un assessore davvero con i controcoglioni, con le palle quadrate, un esperto di ambiente, di diritto ambientale. Francesca Viggiano non era un granché, ma comunque è un avvocato. Ma con tutto il rispetto per Angelica Lussoso, che è una brava ragazza, una brava figlia, ma che ci azzecca Angelica Lussoso con l'ambiente? Che ci azzecca? Ci azzecca, perché alla fine quello che detta l'agenda è Massimiliano Stellato di Italia Viva, e Angelica Lussoso ormai è praticamente di Italia Viva. Ma questa è solo una prima puntata, tra un po' ne vedremo delle belle, vedremo altri sviluppi. Non mancate.